5 avvisi di chiusura indagine sono stati inviati ad altrettante persone nell'ambito del filone d'inchiesta Retino relativo alla sicurezza sulla E45. I destinatari degli avvisi, secondo quanto appreso, sarebbero Antonio Mazzeo, già capo compartimento ANAS della Toscana, 2 dirigenti dell'area tecnica e 2 dirigenti dell'area manutenzione. Ai 5 la procura retina contesta l'ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, perché avrebbero adottato comportamenti omissivi sulla manutenzione del tratto toscano della E45, eseguendo interventi di manutenzione non in linea con la sicurezza. Un tratto stradale, questo, da sempre pericoloso, soprattutto negli ultimi anni, e chi lo frequenta quotidianamente lo sa molto bene. Tutto male, tutte buche e tutto lo sparto che è crepato. E io la faccio spesso, da Bologna in su, non è che da Perugia fino a Perugia è così, da Perugia poi cambia. I cantieri ci sono ben segnalati? Ma io ancora non l'ho visto, ma tanto che la devo fare, però è sempre uguale. Il problema principale è? La strada rotta. E secondo me la fanno come cosa, perché per un po' fare l'autostrada qui devono pagare l'autostrada, in teoria. E insomma, non c'è sicurezza secondo lei? No, secondo me per niente, guarda. Ci stanno dei punti che la macchina sbanda. Insomma, è una strada un po' dissestata, ma... Lei la fa spesso? Sì, nel tratto dell'Appennino romagnolo. Quindi, cioè, quali sono i problemi che riscontra? Buche, mancanza dei corsi d'emergenza. Purtroppo la condizione questa è. Il livello di sicurezza com'è secondo me? Basso. Se si sente sicuro a percorrere la E45? Oddio, con le buche che ci sono non troppo, purtroppo. Non è messa bene. I viadotti? I viadotti, i guardrail non sono adeguati, secondo me. Proprio da schifo, perché adesso, poco prima, c'è un incidente lì alla casa Saraceno, uscita, e mi pare che un camion sia andato giù, o una macchina, sicuramente sarà anche bloccato. Però l'E45 è un macello, perché è pieno di buche. Noi con i camion facciamo fatica a spostarci, perché dobbiamo stare attenti sempre con a vedere lo specchio retrovisore, perché ci passano come matti, e praticamente le strade sono tutte scassate. Non si viaggia bene. Corsi d'emergenza? Corsi d'emergenza sono negativi. Corsi d'emergenza non c'è niente. Adesso, poco prima, c'è una dell'ANAS sulla strada che ha lasciato il furgone, ho messo l'emergenza per far capire agli altri che mi stavano sorpassando, e mi ha frenato di colpo perché non so come lavorano. Con una persona sola lascio il camion a mezzo alla strada per vedere i buchi dove stanno, e no, mica è normale. Ha visto segnaletica lei? No, fino adesso no, perché c'era questo camion qua, è fermato a mezzo alla strada, facevo con la mano così, però... Nessuno ha capito niente, perché mi stavano chi ha sorpassato, chi sorpassava l'altro, c'era colonna dietro di me. Allora hanno capito, con l'emergenza che gli ho messo, hanno capito che c'era un ostacolo davanti. Diciamo che è andata bene. È andata bene, però poteva andare anche peggio, un capendo. Però come si viaggia sulle 45 è un macello, è pieno di buche, è molto pericoloso, è anche stretta tra parentesi, perché dopo tra parentesi, quando si sorpassano due tir una parte e l'altra, specialmente che ci sono questi rumeni che non capiscono niente, che non capiscono nemmeno il divieto cosa significa, ti passa così. Allora dobbiamo stare sempre un po' attenti. Diciamo che siano abbastanza buone. Si viaggia bene? Sì, si viaggia abbastanza bene. Ma è migliorata rispetto al passato? Prima era peggio, adesso è meglio? Sì, diciamo che il fondo stradale è abbastanza buono, abbastanza percorribile. Lei che tratto percorre? Tutta la E45, fino a Ravenna e al ritorno, Orte e Ravenna. Senta, alcuni colleghi hanno detto che è un po' stretta, che ci sono poche corsie di emergenza. Lei non è di questo parere? Sì, è vero, questo è vero. Gli spazi sono ridotti, alcune aree di servizio lasciano un po' a desiderare, in quanto i posti per i mezzi, per i veicoli pesanti sono pochi, però diciamo che rispetto a qualche decennio fa è migliorato. Stiamo cercando di capire da parte degli automobilisti e dei camionisti come si viaggia lungo la E45. Beh, non malissimo, onestamente, sono abituato io a peggio. Cioè, c'era forse un'interruzione, non so se era rotto il guardrail e è andato giù un'auto o un camion, però insomma, riparano qualche buca, però l'importante è che non si esce più. Prima era veramente un disagio andare giù ed uscire, ora è percorribile, sì, è una strada a due corsie, però ci si adatta. Le sembra migliorata quindi?
Rispetto a prima sì, sicuramente. Come si viaggia lungo la I-45? È una strada che si percorre bene o no? No. Perché? È tutta rotta, quindi da questo punto di vista bisognerebbe migliorarla parecchio, perché potrebbe svolgere una funzione di collegamento molto importante, ma senza una condizione favorevole di viaggio è ovvio che diventa più difficoltoso. Solo il manto stradale o anche un po' stretta, corsie d'emergenza, secondo te lei ce ne sono abbastanza? Ma la corsia d'emergenza manca, quello forse qualche piazzola di sosta in più si potrebbe ovviare al problema. Si sente sicuro a viaggiare lungo la I-45? No. Perché? È un disastro, è tutta rotta, quindi è come fare 2 giorni di lavoro. E niente, è tutta piena di buche, quindi si viaggia male. I viadotti secondo lei sono sicuri? Ma secondo me forse qualcuno, non lo so. Però del resto, ma di più è tutto il tratto dell'asfalto che è tutte buche. Okay. Questa è la cosa più pericolosa secondo me. Sì, perché devi stare sempre attento, appena sbagli. Infatti poco fa ho visto là a Mercato Saraceni che qualcuno è andato a finire giù, non lo so. Sempre per la strada, perché noi la facciamo tutti i giorni, quindi è un disastro. La sede stradale secondo lei è abbastanza larga o? No. Non è abbastanza larga perché c'è il divieto di sorpasso e quindi ci stanno un sacco di, specialmente i camion, quelli stranieri, mettono la freccia e ti sorpassano, quindi bisogna stare attento, o il paracarro oppure mentre, se no te ne vai a finire giù. Con tutti i divieti sorpassano lo stesso, specialmente da San Sepolcro arrivare fino a Cesena Nord. Il manto stradale com'è secondo lei? Impossibile, veramente impossibile.